Grande partecipazione sabato per lo spettacolo Hai visto, ne vale la pena, che ha portato sul palco allestito al Palazzetto dello Sport di Sedico Annalisa Minetti, cantante, showgirl e atleta paralimpica, per la giornata della vita. Il suo messaggio è chiaro, non ci sono difficoltà insormontabili, neppure quando si parla di disabilità, che nel suo caso è visiva. Sicuramente è stato uno sprono a migliorare, in realtà è un dolore perché non va presa in giro le persone, è un grande dolore che però mi ha forgiato, mi forma ogni giorno e mi fa crescere e mi permette appunto poi di migliorare nel tempo. Nessuna maschera, sono una donna che ha grande forza, però come tutte le persone al mondo, ed è giusto che sia così, mi abbandono spesso alla fragilità, perché la fragilità è una forma di ricchezza, è la debolezza che ti uccide. Anche il cabarettista e scrittore padovano Guido Marangoni ha portato la propria testimonianza, nel suo caso di padre di una bambina affetta da sindrome di Down. La vita di Marangoni ha conosciuto una svolta proprio nel momento in cui un esame prenatale ha diagnosticato la disabilità della figlia Anna. Ci hanno annunciato la trisomia 21. Ecco, in quel momento la trisomia 21, questa notizia della sindrome di Down, ha occupato tutta la mia testa e le mie paure. Mentre Daniela ha chiesto alla dottoressa, sì, ma la creatura che sta arrivando è un maschio o una femmina? Ecco, quel momento dove io mi stavo occupando di cosa stava succedendo e Daniela si occupava invece di chi stava arrivando, è stato per me il punto di svolta che mi ha cambiato per sempre la vita. Quindi la reazione è stata di stupore, ma dall'altra parte di scoperta che dietro alla sindrome di Down o a qualsiasi disabilità esplicita si nasconde una persona, nel nostro caso Anne. I proventi della serata finanzieranno un progetto di sostegno alla vita, come spiega l'organizzatore Nicola Barchetti. Ecco, il progetto Gemma è un progetto che ho conosciuto anch'io qualche anno fa, è fatto dal CAV, che è il Centro Aiuto per la Vita, dove le mamme che per molteplici problemi, ma qualche volta anche per problemi economici, possono fare una scelta riguardante l'aborto. Il progetto Gemma è un contributo che viene dato a una mamma che decide di dare alla luce un figlio e quindi nei primi anni di vita viene aiutata economicamente, perché spesso e volentieri l'aiuto economico serve.